Un successo strepitoso, 13 minuti di applausi piovuti da palchi, platea e balconata. Il Boris Godunov della Prima della Scala conquista tutti e, al netto delle polemiche per il fatto di essere stata scritta da un autore russo, lascia dietro di sé soltanto soddisfazione, anche per i risultati fuori dal Piermarini, con le 35 location scelte per la prima diffusa straripanti di appassionati e curiosi. A suscitare polemiche è stato semmai il contorno. L'accensione della miccia, strano ma vero, arriva dalle parole di Vittorio Sgarbi. Nelle scorse ore il sottosegretario alla cultura si è chiesto pubblicamente come mai le grandi istituzioni culturali del paese debbano essere guidate da stranieri e come esempio Sgarbi ha portato proprio la Scala, il cui sovrintendente è il francese Dominique Meyer. Vorrei, ha affermato Sgarbi, che almeno due istituzioni italiane come la Scala e gli Uffizi avessero un direttore italiano. Non mi risulta che ci sia un direttore italiano al Louvre o all'Opéra. Parole a cui lo stesso Meyer ha replicato così. Mi ha trattato di straniero, mi ha fatto un po' pena perché sono 40 anni che vengo qui, sono sempre stato accolto a braccia aperte, mi sono identificato con la cultura italiana. Sgarbi però non si ferma e continua la sua crociata contro Milano. Dopo la pietà Rondanini, a suo giudizio da ricollocare, e il tema dello stadio, su cui ha promesso di istituire un vincolo, è ancora la gestione della Scala a finire nel suo mirino, chiedendo alla direzione del teatro di riportare Riccardo Muti a Milano.